all'ospite di Sempione News o con Sempione News. Stamattina abbiamo il piacere di avere Franco Brumana. Franco, ben arrivato. Grazie dell'invito, buona giornata a tutti. Grazie Franco. Vogliamo ritornare sul tema di ACAM. Tu sei il portavoce di istanze, di studi, è un tema che ti sta molto a cuore. In qualità di rappresentante del Movimento dei Cittadini, è stato inserito nel tuo programma elettorale e in qualche modo hai trovato anche nell'ultimo consiglio comunale la strada per coinvolgere sia componenti della maggioranza che dell'opposizione. Vogliamo dire in questo spazio i punti chiave. Per esempio, perché tu continui a orientare verso la chiusura di ACAM? Ma ACAM non può andare avanti, è una società in stato di insolvenza. Il bilancio di ACAM del 2019, presentato solo in questi giorni con grande ritardo, contiene da un lato la relazione del Consiglio di amministrazione che dice che se non arrivano finanziamenti importanti, guarda caso da Anga, quindi da Legnano, non si può assicurare la continuità aziendale. Ma assicurare la continuità aziendale è un eufemismo per dire dobbiamo chiudere, Sì. no? Non ci sono più soldi, presto non avranno più soldi per pagare gli stipendi. Ipotizzavano addirittura come limite temporale massimo il mese di marzo. La cosa più impressionante, direi quasi agghiacciante, è la relazione della società di revisione sul bilancio di ACAM. La società di revisione si è rifiutata di dare parere perché dice non c'è la possibilità che ACAM continui. Le società di revisione sono professionisti, professionisti oltretutto incaricati dalla stessa ACAM, sono requisiti di parte, hanno guardato in faccia la realtà. Ma chiunque guardi in faccia la realtà deve riconoscere che ACAM è in stato di insolvenza da tanto tempo, da troppo tempo, e deve chiudere. Non ci sono altre storie, come tutte le imprese, che devono chiudere. Io non dico che debba fallire, però sicuramente deve essere messa in liquidazione perché il capitale sociale è sparito. Deve chiudere, deve cessare la sua attività e non si può chiedere ai cittadini di investire ancora immensi capitali per ripianare i debiti creati da chi ha gestito ACAM in questi ultimi anni. Guardate che c'è una gestione che ha avuto aspetti anche criminali, pensate alla vicenda Caianiello, o ancora prima la vicenda Grigiù con i coinvolgimenti della 'Ndrangheta su questa vicenda dei rifiuti in ACAM. Perfetto. Franco, a tal proposito ci sono poi altre scuole di pensiero che vanno in questa direzione. Dove mettiamo i rifiuti del nostro territorio? Sì, no, La provocazione. ma è una domanda più che legittima. Allora, dovete sapere che l'inceneritore di Bolzano funziona non per i rifiuti del nostro territorio, ma perché, per esempio, smaltisce rifiuti speciali provenienti da ogni dove. Io ho un dettaglio delle provenienze di tutti i rifiuti. Nel 2019 sono arrivati dalla Sicilia, per esempio. Nel 2020 no, però nel 2020 si è aggiunto l'Abruzzo. Sono rifiuti che vengono dal Piemonte, dal Veneto, da tutta Italia, rifiuti speciali, che sono quelli che consentono maggiori utili. Entrate, Maggiori utili, sì. maggiori utili. Legnano, i rifiuti di Legnano corrispondono a circa il 7,3% di quanto brucia ACAM. Vicino a noi abbiamo un inceneritore molto importante che è Silla 2 a Ficino, praticamente a Milano, si vede dalla Sì. tangenziale, e Legnano già conferisce lì, conferisce già lì i suoi rifiuti. Guardate che in Lombardia abbiamo 13 inceneritori e ne servono molti di meno, ne servono di meno, sono in eccesso. Stiamo bruciando i rifiuti di altre regioni. Ma non solo. Se avete fatto caso anche al discorso
di Draghi, presentazione della Camera, ha posto molto in rilievo la transizione ecologica. E uno dei pilastri della transizione ecologica è quella di ridurre l'incenerimento dei rifiuti e che dovrà essere sostituito, non totalmente, perché non è possibile sostituirlo totalmente, con altri sistemi. Io, nel mio recente intervento, ho ripreso l'idea, che non è mia perché è già in funzione, e si stanno creando strutture di questo genere dalla fabbrica dei materiali. Sì. I rifiuti destinati all'incenerimento si dureranno di 10 volte rispetto a quelli che si bruciano ora con la fabbrica dei materiali. E quindi gli inceneritori devono ancora diminuire, rimarranno quelli che non producono debiti. Perché attenzione, l'inceneritore di Accam, più che bruciare rifiuti, ha bruciato i milioni dei cittadini in questi anni. Perfetto. Franco, a proposito, si sta costruendo sempre in zona Bolzano il fosso. I cittadini non capiscono molto bene. C'è chi dice che dovrebbe essere quello che risolve in parte i nostri problemi, c'è qualcuno che cerca di opporsi. Il tuo pensiero sul fosso? Io sono abituato, per disciplina mia, a occuparmi delle questioni che possono essere risolte. Il fosso ormai è avviato, funzionerà. E non si può fare niente per impedirlo. Io non mi sono mai adeguato alle lodi verso questa iniziativa. Da un lato occupo una parte rilevante del parco dell'Alto Milanese, dall'altro lato è, non lo si dice, ma è in mano ai privati. Diciamo, la società che paga un canone di locazione ad Amga, sì, annuo, sì, per 30 anni, e poi gestisce tutti i rifiuti che vuole. Cioè, di fatto, la società privata aveva interesse a far confluire in questa zona la maggior quantità possibile di rifiuti organici. Non è pensata solo al nostro territorio. Oltretutto è stata una delle concause, una piccola concausa in realtà, della crisi di Accam, perché ha diminuito la quantità bruciata dei rifiuti da parte degli inceneritori. Io mi auguro che sia garantita la sicurezza, che non vi siano odori, e comunque dico, ormai è fatto, teniamocelo. Non è che possiamo dire andiamo a risvegliare l'impianto della Fosso. Perfetto. Ed è anche che mi interessa abbastanza poco, sono molto più interessato in pensare al genitore, dove se si prende coscienza della situazione reale si può incidere sulla stessa. La forza ormai è una situazione in cui i giochi sono fatti. Beh, più realista del re. Sempre più realista. Franco. Del re no, perché sono repubblicano. Franco, per chiudere. E i prossimi passi, il Consiglio Comunale ha preso una posizione. Fammi dire una cosa, perché abbiamo parlato di Accam. Sì. Parliamo dell'inceneritore. Sì. L'inceneritore nessuno lo sa, o perlomeno in pochi lo sanno, perché stiamo diffondendo adesso le notizie. Ha dato luogo un'indagine epidemiologica nel 2015. Un'indagine che è stata scandalosa, perché ha riguardato tutte le possibili malattie in un raggio amplissimo di 200.000 abitanti, comprendendo tutta Castellanza e tutta Legnano, che non sono interessati, certo, a Bolzano, sono una piccola parte di Legnano, povere lì. E che ha evitato accuratamente di vedere i dati sui tumori. Ora, su un inceneritore analogo, quello di Vercelli, l'anno sì, prima, sì, l'ARPA Piemonte, quindi un ente ufficiale, certo, ha fatto un'indagine epidemiologica rilevando anche i dati dei tumori. Sono spaventosi. Ha considerato un territorio più stretto, certo, solo 20.000 abitanti e quelli che abitano vicino. Vi dico un solo dato e un solo tipo di tumore. Sì. I tumori al colon retto sono aumentati del 400%. Capite di cosa si tratta? I tumori, quello ho detto perché è la, sì, parte digestiva, no? Sì.
I tumori alla parte respiratoria, polmoni, eccetera, hanno un aumento in quella zona ristretta del 180%. Guardate che questi dati sono stati presi considerando i decessi, quindi l'inceneritore vuol dire morti. Grazie, toccante, grazie Franco, hai fatto bene a interrompere. Scusa, ma però no, è una cosa di cui nessuno parla. No, non condivido. Invece, prossimi passi, cosa immagini e la collaborazione, ho visto, cioè abbiamo visto tutti i cittadini di Legnano, in qualche modo le tue proposte hanno avuto un'attenzione particolare. Sì, io ho avuto cura di limitare le mie proposte a evitare che i legnanesi paghino il buco creato dagli amministratori di Anca in tutti questi anni. E la scelta contenuta nella delibera di edilizia comune è questa, ha due contenuti. Evitare che Anca metta 9 milioni subito, guardate che quando parliamo di 9 milioni Anca, il 75% di quella sono delle legnanese, per risanare, e poi evitare che soprattutto firmi le fiduzioni che erano previste nel piano di risanamento, che sono di diverse milioni ancora. Allora, questo era l'obiettivo fondamentale. In questa delibera si esprimono le scelte dell'economia circolare, cioè di quell'economia che prevede il recupero dei rifiuti e l'incenerimento solo della frazione di cui non si può fare a meno. È ancora aperto il dibattito sull'eventuale revamping, questa parola brutta, questo anglicismo orribile sta a significare il riammodernamento dell'inceneritore. E su questo tema io e tanti altri in realtà siamo molto impegnati nell'affermare che non va fatto. Vi do solo un dato. È stato previsto nel 2013 il revamping dell'inceneritore, che ormai è vecchio 14, ha 70 anni, è obsoleto, un rottame, ed è stata prevista la spesa di 42 milioni di euro, che adesso sono aumentati perché c'è stato pure l'incendio. E quindi questo è l'inceneritore. L'inceneritore va chiuso, demolito, primo perché è contrario alla salute, poi perché non è necessario, non serve. Potrebbe solo funzionare incenerendo rifiuti provenienti da altre zone, distanti centinaia anche di chilometri da Legnano. Legnano non ne ha bisogno. E poi perché dobbiamo avere rispetto per i soldi dei cittadini. Benissimo. Noi ti ringraziamo Franco, sull'argomento ci torneremo perché quando volete. È un argomento caldo. Grazie Franco, grazie ai nostri navigatori, buona giornata a tutti. Saluto a tutti.